Perché non è che da voi?
Sì, se può andare a guardare. Thank you.
tutti, ciao! Un pazziero completamente. Sono Giacinto, da quanto tempo che non ti vedi questa festa di San Calogero? Solamente parlando, questa è la più bella che ci possa essere in riferimento a quella di Lundo. Per qui si sente proprio l'amore e la, diciamo così, l'affetto di questo santo, perché è molto importante questa festa. E più mi piace questa è quella di Lundo. Lundo sì, d'accordo, siamo con quelle che vengono all'estero, qui si vede il pane che fa tradizionale, che si mangia sulla strada. E la notizia è questa, è molto importante. E ora dimmi, vuoi salutare tua sorella, tuo fratello? Saluto tutti coloro i quali sono al nord, di questo momento non si può arrivare qua. Saluto i miei parenti, sono i fratelli, sorelle e tutti. Esatto. Saluto a tutti i milanesi e tutta l'Italia che in questo momento ci sta qua ascoltando. Ti vedo che sei una ragazza splendida grazie. E ti vergogni, andatene. Grazie. Ti piace la festa di San Calogero? Sì, certo, il nostro patrono. Ogni anno ci viene alla festa di San Calogero. Certo, sia quello invernale che quello estivo. E parenti pure ce ne hai? C'ho mio zio che abita in Valle d'Aosta. E allora se lo vuoi salutare gli dici zio, ti saluto che e fatti vedere che. Presto. Allora gli mando tanti saluti, mio zio si chiama Salvatore. Esatto. Perciò, da quanto tempo che non ti vedi questa festa di San Calogero? Ultimamente da qualche anno. Di qualche anno. Sì. È sempre bella la festa di San Calogero. Sempre bella. Sempre un richiamo per il campo franchese unico. Ce ne hai parenti fuori? Le vuoi salutare? Saluto tutti i miei parenti che sono a Palermo, ma sempre in Sicilia, diciamo. A mia zia che è a Milano. E allora. E auguro a tutti di vivere ciò che nell'inconscio di ognuno senta un campo franchese. Ricordandosi l'11 gennaio. Sempre la festa di San Calogero. Sempre la festa di San Calogero. Se li vuoi salutare, li puoi anche salutare. Vi auguro a tutti di vivere nel proprio interno anche se non presenti. Si è vista la festa di San Calogero? Certo che me la sono vista. Vi è piaciuta la festa di San Calogero? Tantissimo. E a lei signore? Tanto, come sempre. Ma se siete pronti per il prossimo anno a vedere anche il mese di luglio? Speriamo che il mese di luglio è più importante. Ma suo marito perché scappa? Perché se ne va di qua? Si vergogna di essere intervistato. E che siamo una gente da far vergognare? No, assolutissimamente. Allora, sono le telecamere. Se le telecamere, si imbarazza. Ha paura. Un bacione a tutti. Ci vediamo a luglio. Grazie. E allora signora, ti hai visto la festa di San Calogero? Sì. Ti è piaciuta? Sempre mi piace, ogni anno. Hai parenti fuori? Sì, c'ho parenti. Le vuoi salutare? Certo, saluto mia sorella in Svizzera, i miei nipoti, mio fratello a Milano e tutti quelli che mi conoscono naturalmente. Esatto. Ciao. Signor sindaco. Sì. No, rido per. Che hai fame? Ti piace questo pane di San Calogero? Ma è benedetto questo pane? È benedetto, sì. Ma la festa di San Calogero ti è piaciuta da ragazzo fino a grande, sempre? Sempre, ogni anno sicuramente. E tuo fratello. Chiedete a lui. Non mangia pane, che mangi tu? Pure pane. Ah, pure pane. Mi piace pure. Il pane di San Calogero? Veramente. Sì. Veramente sì. Sì, ma te ne mangi poco o abbondante? No, un poco sempre per devozione, ci mancherebbe. Bravo. E tu che mangi? Sì, anche un poco per devozione. Mandorle mangi tu. E mandorle. E mangi mandorle e pane. E pane e mandorle. Ma le mandorle che le mangi come con Benatico? Per devozione sempre. Ah, sempre. Ma per devozione. Vincenzo, lei cosa mangia per San Calogero? Io mangio stasera.
Mimmo, tua moglie a quanto vede una signora che non vuole parlare. Di poche parole. Perché hai paura, signore? Quale paura? Ha paura di avvicinarsi al microfono. Oh, E vuoi salutare i tuoi figli? Ma figli saluto. Ciao Salvatore, ciao Michele e i miei nipotini. Dai un bacio a tuo marito. Certo. Bravi, bravi. Signora, buonasera. Buonasera. Lei è di Campofranco? No, non è di Campofranco, è sposata con un mio paesano campofranchese. Sì. E le piace la festa di San Galocero? Sì, mi piace. Ma vuoi salutare i tuoi fratelli, sorelle, se ce ne hai? Saluto tutti da Campofranco, un abbraccio a tutti, va. Se le vuoi... con tuo marito, tuo marito le vuole salutare? Sì, saluto tutti i miei cognati. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Saluto anche lei. Se solo allora aspetta, stai cercando un cancavo. Sì, bello. Sappiamo che mi dice la missa, però che si capisce qualche cosa. Non riesco a capire che cosa mi... Perché nello stesso tempo vediamo questo tutto il torrone. Sì. Qua c'è tutto il torrone, si vede poi in tutte le parti del mondo si vede questa. Sì, sì. Ma come vanno le vendite? Si vende oppure? Ringraziamo a San Calogero e a Dio. Ma sia. Quando c'è questo, signora? Va bene la vendita? Non ci possiamo lamentare. E allora quando non c'è il lamento, quando c'è il lamento si va bene. Però se vuole viene in cercato. Tuo figlio mi dice ci vediamo a Cortina. Ma tu lo fai?